Ecco, iniziamo dalla fine e poi vedete il video dall'inizio, però. La Vita, vita e la vita l'è bella, l'è l'è bella. bella, Basta basta avere avere l'ombrella, l'ombrella che che ti. ripara la È già testa, ubriaca prima di sembra un cominciare. giorno di festa. Ecco, a posto. Vabbè, adesso comincia il video. Adesso Ciao. comincia. Buonasera Tantillo. E buonasera, Coccia. Come sta? Tutto Bene, grazie, bene. Lei? non c'è male, dai, è un po' che non ci vediamo. Sì, siamo stati un po' occupati. Ci siamo traditi a vicenda, dai. A Vicenza? A A Vicenza. Vicenza. In In autogrill. autogrill. Sì. Vicenza è un luogo che pullula di traditori e Sì, traditrici. non so perché abbiamo iniziato così, ma tanto è sempre peggio, ragazzi. È lei che mi ha dato un là. Infatti. Vabbè, prima di iniziare questa piccola registrazione che ogni tanto avviene nelle enormi metrature di casa mia, Sì. perché voi dovete sapere che abito in un castello, questo è il primo piano, poi c'è il Sì. secondo e così via. Ecco, prima di iniziare. Sì, no, io resto al primo piano perché non c'ho Sì, voglia di fare le scale, non esatto. per altro. Prima di iniziare questa nostra consueta, questo nostro consueto appuntamento con la poesia e la musica e le cialtronerie, perché anche quelle facciamo, e volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, lasciare un like, condividere il video, Esatto. perché a voi non costa niente, a me date una enorme, enormissima mano. Anzi, ringrazio, nelle ultime settimane si sono iscritte diverse persone, Ah, sì. quindi per quanto non Si è siano. popolato un po'. Esatto, per quanto non siano numeri importanti, però per me lo sono, anche una persona in più è veramente oro che cola. E quindi stavamo dicendo, non mi ricordo già più. Stavamo dicendo come abbiamo Sì, passato queste 2 settimane e beh, più. Dio, niente di importante, dal canto mio non ho fatto niente di più di quello che facevo, ossia scrivere, che è importante, scrivere Sì. canzoni nuove per il nostro progetto. E altro, insomma, quello che riguarda il nostro progetto. Io invece non ho scritto niente. Vabbè, insomma, tanto tu sul discorso progetto insieme hai già praticamente scritto tutto. Questo Sì, è lo spoiler che possiamo fare ai nostri però ascoltatori. sai, se Sì, fosse beh, capitata qualcosina in certo, più. No, ovvio, ovvio. questa sera proprio è la prima sera, Che forse. la colgo impreparata, giusto? Sì, e Sì. infatti sono andata a Vabbè. riprendere il mio secondo libro, neanche il terzo, che è Sì. l'ultimo. Sono tornata un po' più indietro, sarà una Sì. serata revival, Sì. perché non ho niente di nuovo e allora sono andata a prendere Vabbè, proprio però per le persone che il non ti passato. conoscono in fondo, in fondo, in fondo, anche quelle vecchie saranno nuove, no? Sì, Quindi. anche perché la casa editrice con cui ho pubblicato questo secondo libro, Differenze inventariali, Sì. sarà, adesso non vorrei parlare troppo presto, però Sì. penso di poterlo dire, sarà l'editore che pubblicherà anche il quarto. Ecco, vedi, quindi corsi e ricorsi Sì, storici, sì, sì, infatti. sì, sì. Bene, dai, allora di buon auspicio, mi viene da ridere quando dico buon auspicio perché allora vi racconto una panzanata delle mie. Allora, quando presi la patente ormai, boh, mortacci, 50 anni sì, fa. 40, no, 30 tutti, 30 anni fa, ecco, io feci, no, feci, ero fermo a uno stop in macchina. E mi venne addosso una ragazza bellissima, si chiamava Madonna mia. Susanna, me lo ricordo ancora, era lentigginosa, rossa di capelli, una bellissima ragazza. Io ero fermo non stop, questa mi è venuta dentro la portiera a 10 all'ora, però Mamma mia. mi ha devastato la macchina anche se andava a 10 all'ora. E mi ricordo che insomma lei tremava come una foglia, era neopatentata quanto me, insomma. E tra l'altro vicino dove lavori tu, all'Ikea, Ah, proprio ecco, lì, beh. proprio in quell'incrocio Ma lì. scusi, ma così svela. Gli è scappato di dire una cosa. Vabbè, dai, fini, Vabbè, tanto ormai è il segreto di fa niente, fa Pulcinella. niente. E mi ricordo che, insomma, lei
tutta tremolante, scesa, scusami, ho detto vabbè, ma non ti preoccupare, anche io sono neopatentato, però sotto volevo il suo indirizzo, insomma, perché era una bella barbata. Solito marpione. E mi ricordo che anche se l'indirizzo me lo stava per dare, da quella frase in poi non me lo diede più, perché ho detto Massima, tranquilla, facciamo quel certificato che si fa, no, per la constatazione. Sì. Ecco, non l'ho chiamata constatazione amichevole, ho detto certificato di buon auspicio. Questa mi guarda, mi dice ma cos'è il certificato di buon auspicio? Niente. Però, da lì ha detto qua, e qui è meglio che mi tira una brutta aria, che mi pago i miei danni, sì, i suoi, e me ne vado, perché certificato di buon auspicio non vuol dire assolutamente niente. Constatazione amichevole, certificato di buon auspicio, però esatto. Carino, dai, certificato, cioè, di buon auspicio, cioè, vuol dire, beh, sarebbe da inventare il certificato, artista, di buon auspicio, quindi, no? Cioè tu certifichi che c'è una buona speranza, sì, bella come, sì, cosa, però di avere, quindi, il numero di quella lì. Ero già avanti, ragazzi, sì, ero già avanti di diversi secoli. Vabbè, insomma, a parte ste fesserie, io direi di cominciare con una sua poesia e poi, sì, vediamo dove mi porta il cuore e dove porta il suo, anche perché poi ci porta anche ad andare a tavola, perché c'è una torta di pere e un prosecco, quindi stasera, ecco, ci va di lusso. Ecco, ecco, quindi diciamo che ci abbiamo da fare dopo. Esatto. E allora leggerò da questo mio libro, che è stato pubblicato nel ormai lontano 2019. Sì. Questa, cioè, non è proprio una poesia, si definisce solitamente prosa poetica. Sì. È una sera di mezzo questa, tra il giusto e lo sbaglio. Non correggo il tiro perché spero sempre nel destino. Non sono quello che vedo riflesso nelle vetrine di questo negozio chiuso. Le commesse hanno spento le luci dopo aver piegato maglie e calzini, e con le loro gambette secche di gazzelle sono sparite con un balzo dentro un tram. Io sono rimasta qui, giù dal gradino, riflessa in un vetro opaco, a chiedermi dove ho sbagliato e quando ho iniziato il mio viaggio a rovescio tra quello che aspettavo e quello che ho perso. È una sera di mezzo questa, tra i tuoi occhi che mi sono piaciuti, sì, ma che non si sappia in giro, perché io non ho la leggiadria del ghepardo e nemmeno l'eleganza della giraffa. Non sono scaltra come una volpe e neppure agile come un antilope e veloce. Veloce come chi sa correre e quando si siede accavalla le gambe. E mi raccomando, che non si sappia in giro mai e poi mai che il mio cuore è rosso, un muscolo che si contrae 90 volte al minuto, ma quando ti vede arrivare riesce a superare il record di 167 battute, quindi come il tuo quando fai l'amore con lei, lei che ti sta tutta in una mano, lei che è uno scricciolo indifeso e quando ti saluta e se ne va lo fa con un solo balzo e leggera ed elastica salta sul tram senza appendersi e i suoi passi non fanno rumore, le sue mani hanno dita sottili e si vede l'ingorgo delle vene sul dorso. Lei, maestosa e snella come uno stambecco, ed io che invece rifletto sulla vetrina di questo negozio spento, un alone nero che non è ombra, piuttosto una macchia scura, rotonda. È una sera di mezzo questa, tra passi corti su marciapiedi lucidi di acqua e di notte e quelle falcate lunghe, tipiche delle norvegesi quando, ancora giovani, non conoscono l'ebbrezza della birra e le loro pance sono piatte, le tettine sode e le cosce bianche non temono il freddo. Chissà fin quando indosseranno i pantaloncini inguinali. Io, l'inguine, non so più dove sia, così come non so più dove cercare il latte appena munto, il pane caldo, il silenzio delle notti senza gente per strada, senza tram che hanno perso la periferia, senza gambette secche che scappano via, abbracciata al tormento di una macchia tonda che non lo sa
ma è l'impronta mia. Beh, meravigliosa, e ho la pelle d'oca. Ecco, quindi no, ce l'ho veramente. Non sto scherzando, bellissima, veramente bellissima. Grazie. Questa. Io tra l'altro la conoscevo, ma è un po' che non la sentivo. Sì, tanto che, non la leggo. È un po', certe volte quando la rileggo penso che ho scritto una poesia tipica per uno zoo, perché ho nominato praticamente metà delle specie animali, sì, tra però, gazzelle, ghepardi, stambecchi. Però è anche vero che è molto, io l'ho trovata per certi versi, in certi momenti della poesia stessa, anche un po' come dire noir in qualche modo, no? Sì, un sì, po' no, decisamente penombrosa, noir. Penombrosa, sì. Tant'è che ho scelto anche una canzone che penso calzi a pennello. Intanto approfitto, prima di cantare questo brano, per ricordarvi, perché il video lo vedete tra pochissimo, adesso dico tra pochissimo per me, per noi che lo stiamo registrando, però entro questa settimana arriverà, però se sicuramente come sarà arriverà prima di sabato, ecco, volevo ricordarvi che sabato io sarò a suonare presso la Cascina del Bruno, in via del Bruno 126 ad Arcore, provincia di Monza Brianza, in una chiesa sconsacrata dove fanno eventi meravigliosi, e sarò in compagnia di Anna Redaelli, che è una pittrice e scultrice brianzola e che esporrà le sue opere. A questo alle 19.30, poi un buffet, e alle 21 un concerto mio per pianoforte e voce. Quindi insomma... Bravo, bravissimo. Ci sarà questa cosa, se volete venire a trovarmi sarete i ben accetti, e poi veramente se vorrete poi acquistare anche le opere di Anna, i miei dischi, insomma c'è la possibilità di fare anche un po' di acquisti, e sono acquisti azzeccati, non perché ci siano dentro i miei dischi, ma perché veramente anche le opere di Anna sono qualcosa di meraviglioso. Ma quasi quasi vengo anch'io. Infatti ci sono quadri, ci sono sculture piccole, grandi, medie, per tutti i gusti, per arredare la propria casa veramente. Poi se, Anna mi darà i soldi, perché se ho tempo, mi sto facendo, se ho tempo mi sa che vengo anch'io. Dai, mi farebbe piacere. Vediamo. Così ti presento l'artista di Monza. Grazie. E tornando a noi, allora, come dicevo prima, questa poesia che ha letto la Tantillo è un po' noir. Quindi ho pensato a una canzone che ho scritto 1000 anni fa, scritta perché forse dedicata a una città che è Genova, anche se non l'ho mai abitata, se non insomma visitata più volte, un po' per l'acquario, un po' perché è la città dei cantautori, mi viene in mente Fabrizio De André, Bruno Lauzi, Ivano Fossati e chi ne ha più ne metta, per cui l'ho visitata in veste appunto di turista, però ho notato quanto Fossati ebbe ragione a suo tempo quando disse: Genova, se stai dentro la città ti schiaccia le spalle perché sembra che ti caschi addosso, però per vederla grande, per vedere la sua enormità, perché Genova comunque è una grande città, bisogna vederla dal mare, e aveva perfettamente ragione, perché poi andai anche in traghetto una volta e vidi proprio Genova arrivare verso insomma la prua, no, la poppa, la prua, la punta, come si chiama? La prua è quella davanti. Vabbè, insomma, la prua. La poppa. Ecco, vedevo dalla prua arrivare questa città enorme e che faceva quasi veramente effetto come una nuvola temporalesca che ti invadeva. E qui, da qui, insomma, da quel panorama, da quel paesaggio, scrissi Chiaroscuro, che fa parte del mio disco Chiaroscuro. Spensi il lume, scese il buio dentro casa, sopra storie di follie. Cadde per coprire scritte luminose, sopra ingiurie e dicerie. Scelse di oscurare la mediocrità. Spensi il lume, scese il buio nei cortili, sopra i libri di poesie. Sopra le città di porto sempre accese, sui parcheggi e ferrovie. Scelse di adombrare la sinuosità. Scelsi te, solo te, per sentirmi vivo. Grazie a te, solo a te, scrissi e fui furtivo. Rovistai tra i versi dei poeti, ci trovai persino i miei segreti.
scelsi il chiaro oscuro per sognare una vita a colori, scelsi tra i colori e disegnai una storia d'amore. Non seppi fare di più, non seppi darti di più. Spensi il lume, scese il buio nelle scale, sopra grandi bramosie. Cadde sopra notti lune o illuminate, sopra calde trattorie. Scelse di oscurare la fragilità. Io ti amai, poi ti usai come la memoria. Grazie a lei, solo a lei, scrissi un'altra storia. Nell'area furtiva dei poeti ci trovai persino i miei segreti. Scelsi il chiaro oscuro per sognare una vita a colori. Scelsi tra i colori e disegnai una storia d'amore. Non seppi fare di più, non seppi darti di più. Scelsi il chiaro oscuro per sognare una vita a colori. Scelsi tra i colori e disegnai mari e macchie di sole. Non seppi fare di più, non seppi darmi di più. Complimenti, complimenti. Molte grazie. Veramente. Molte, molte grazie. Sempre molto emozionante. Grazie. Tra l'altro volevo anche dire un'altra cosa e ringraziamo un nostro amico che si chiama Christian e abita a Cotignola, in provincia di Ravenna, perché lui ha colto il nostro invito a farci suonare a casa delle persone. Ti ricordi che Ah, sì? Sì, lui ha detto che metterà in giro la voce, è un mio caro amico, però ha detto che non saprà nel suo circondario, perché ci sono dei vicini di casa un po' rompiscatole, per cui cercherà comunque di far girare la voce. Quindi grazie Christian. Ma grazie, che bello. Per questo impegno intanto ti salutiamo, perché Christian ci segue sempre, ma che proprio bravo, sempre. Bravo, bravissimo. È un ragazzo squisito, gli voglio bene, un saluto anche a Jessica e a mamma Emilia. Lei sa che anche lei ci segue. Quindi mamma che Emilia, bello. Sì, Christian e Jessica, che è la sua ragazza. Quindi bravi. Ciao a tutti. Ciao, grazie. E noi quindi aspettiamo che arrivi la chiamata da Cotignola o da Ravenna o da Lugo di Ravenna. Che bei posti. Insomma, posti meravigliosi, mamma dove si mangiano le piedine anche, quindi insomma. Madonna, che tra bello. L'altro mi sa che tra poche settimane andrò a trovarlo e sua mamma mi farà i cappelletti. Ma dai. Sì. Per cui insomma. Sempre tutte le fortune. Tutte le fortune. Va bene, tanto poi prima o poi lo conoscerai anche tu. Va bene. Bene, che ci propone signora Tantillo? Dunque, sempre da Differenze inventariali, questo mio secondo libro, racconto una cosa abbastanza curiosa. All'epoca conoscevo delle persone, insomma, per un giro di droga. Di droga. Che cretino. Vabbè. Avevo degli interessi, sì. Diciamo astronomici, facciamo così. Ho già capito. Sì, sì. Quindi mi interessavo di astronomia. Sembro una persona acculturata anche, ma vabbè. E per questo giro di persone ho conosciuto una donna molto interessante, intelligente, che si chiama Aurora, è di Imola. Sì. E lei è rimasta molto colpita dalle mie poesie, ma di una in modo particolare, quella che e andrò a leggere. Ce la farei ascoltare. Sì, nel libro io ho pubblicato l'unica immagine del libro, è questa immagine che non so poi se si vedrà. Comunque, devi avvicinare, però mi sa che se ti avvicini tiri giù tutto. Posso. Comunque ve la descrivo. In sostanza lei mi ha detto, Roby, scusami, questa poesia mi è piaciuta tantissimo. Sì. Mi posso copiare il testo su un foglio? Su un foglio che ho io in casa,
a cui un foglio di carta a cui ci tengo tanto, sì. Insomma, non so adesso perché ci teneva tanto a questo foglio. Comunque lei l'ha ricopiata, gli ho detto vabbè sì, figurati, copiala pure, e l'ha appesa vicino ad altre opere che ha in casa. Che bello. Penso altri, un paio di quadri, sì. E la, ce l'ha lì. Ecco, quindi mi ha mandato la foto, sì, mi ha mandato la foto della mia poesia accanto a questi quadri. E bellissimo. Io l'ho pubblicato, ho pubblicato la foto e ora vi leggo la poesia. Vai. Le cose che odio di me sono i capelli secchi d'estate, il profilo destro con la gobbetta sul naso, le unghie che non crescono mai e le spalle strette che mi fanno scivolare le borse. Le cose che odio di me sono i piedi squadrati da anni di scarpe sbagliate, tutti i passi compiuti intorno alle tue strade, facendo finta di incontrarti per caso e per sfiga non trovarti mai. Le cose che odio di me sono i discorsi spaiati verso lo specchio dell'ascensore, in quei cinque piani di follia dove ricucio strappi e intoppi fino a sentirmi davvero tua. Le cose che odio di me sono le mie dita quando schiacciano i tasti del tuo numero, tutti, fino al penultimo, e poi restano lì come il suicida sull'orlo del baratro. Le cose che odio di me sono le mie labbra inutili al bacio, le attese infinite nelle sere dilatate da questa stramaledetta voglia di te. Meravigliosa. Grazie Coccia. Ma io darei più sfoggio a questo libro perché hai scritto delle perle veramente. Sarà che, ripeto, col fatto che hai già un po' che hai l'altro libro, insomma, che proponi, sì, spesso anche quelle e anche delle inedite, sì, e questo lo stai un pochino trascurando. Questo però sì, è l'ho lasciato un po' così a suo destino. Peccato perché è un bel libro. Però sì, un è vero, bel libro, si, sì, può, si può rispolverare. Va rivalutato, ecco, esatto. Vero. Allora, sull'onda di queste parole di Roberta mi è venuto in mente che a volte uno teme di vivere male, a volte succede che si viva male, oppure si ha il dubbio che sia un male di vivere, che sembra la stessa cosa, ma sono due cose molto diverse. Io mi sono invece posto il dubbio più di una volta che ci sia proprio un male di vivere, perché c'è talmente tanta cattiveria, credine in mezzo alle persone che veramente fa veramente male vivere, non vivere male, ma proprio male vivere. E quindi anni fa scrissi una canzone che poi lasciai lì, apparcheggiata come, insomma, come un pacco, insomma, dimenticato in aeroporto, e poi quando scrissi il disco dal quale ho anche tratto la precedente canzone, mi mancava un brano, ho detto, a livello compositivo e creativo non so più che dire, perché quello che avevo da dire l'ho detto, però dovevo riempire il tassello, il buco, e sono andato a riacchiappare questa canzone che era nata in maniera del tutto, perdonatemi il termine, rock, ma c'era proprio una batteria sostenuta, un basso sostenuto, e invece l'ho fatta diventare, insomma, un po' più sul mio stile. E appunto si chiama Male di Vivere, se me la ricordo, perché è veramente una canzone che canto pochissimo, e anche perché, sapete, le canzoni sono un po' come i vestiti, no? Quando cresci poi si fanno stretti, non sono più magari neanche tue. E questo è l'esempio. Adesso quello che scriverei in questo momento su questo argomento sarebbe tutt'altra cosa. Mi sa che non l'ho mai sentita questa. Infatti. Spero che anche tu possa capire quanto è brutto il mio avvenire, quanto è brutto respirare l'aria viziata di un falso poeta che scrive per farsi ascoltare. Apro il nero come un notiziario il giorno, sgrano il mio rosario e torno presto alla realtà. Queste lancette mi stanno un po' strette, vorrei rigirarle di là.
Passo in fretta le persiane chiuse a notte, forse sono strane rotte per scappare da te. Amo soltanto il richiamo del vento, le insegne appannate dei bar. Questo mio male di vivere, sai, è il ricordo dei giorni che ormai non ci son più. Io che mi espongo e mi esprimo e mi spio tra il baccano e il silenzio di un Dio che vorrà un po' stare a ascoltare. Nego i paradisi offerti dal richiamo degli esperti, ho pregato e chiesto ad ogni età di proiettarmi in un mondo diverso, lontano da questa realtà. Riesco a malapena ad arrossire, poi mi trovo ad imbrunire come questa mia città, piena di strade interrotte e mignotte, costrette alla nostra pietà. Cerco quindi un posto più indicato, che non sia un supermercato e neanche l'università, per ricercare me stesso ed il resto del mondo ed il tempo che va. Questo mio male di vivere, sai, è il ricordo dei giorni che ormai non ci son più. Io che mi espongo e mi esprimo e mi spio tra il baccano e il silenzio di un Dio che vorrà un po' stare a ascoltare. Corrado, ma scusa, dica. Tu ti tenevi questa perla nascosta? No, ma questa nascosta... è dentro il disco chiaroscuro che hai anche tu, eh? Forse non te la ricordi. Ma non me la ricordo, io questo qui mi sembrava di non averla mai sentita. No, ma infatti non la canto praticamente mai, infatti faccio anche un po' fatica a ricordarmi le parole, insomma tutto. Ma non so, non... Vabbè. Cioè, veramente... La metteremo nel repertorio? Sì, okay. Sì, questa qui la dobbiamo fare quando facciamo i nostri eventi. Esatto, anzi a proposito, chiamateci, noi facciamo concerti sì, a domicilio. A domicilio. Quindi arriviamo in bicicletta come quei ragazzi che portano le pizze, e lei porta i libri, io ho il pianoforte. Porti pianoforte. Sì, certo. Bellissima. Quindi è così. Bravo. Prima di salutarci, prima di salutare i nostri amici, cosa ci proponiamo? Cosa proponiamo loro? Cioè? Dunque, io proporrei. Ma io direi di stare sempre su quel libro lì. Sì, sì, stasera no, ormai sto su questo perché esatto. non ho scritto niente, ma è giusto anche certo. A questo punto dargli un po' di visibilità. Di lustro. E quindi chiuderei con una poesia ancora sì. più sprofondata nel passato, perché qui sì. Torniamo alla gioventù. Sì. Quindi almeno anni 90, ma forse anche un po' prima. Quindi hai detto la tua età praticamente. Vabbè, esatto. più o meno. Sì. E quindi leggo questa. Vai. Di una Tantillo giovane. Una giovane Tantilla. Una giovane Tantilla. Una Tantillina. Sì. Ti guardo negli occhi mentre misura il tempo della mia felicità. Quest'altra tua sigaretta fumata sulle labbra, quel contorno dolce da assaporare, quella forma buona e morbida. Ti guardo negli occhi e penso solo che mi piace averti qui di fronte mentre misuro lo spazio che ci resta. I gomiti si sfiorano per caso e noi li lasciamo fare e penso di piacerti dopo tutto. Ti guardo negli occhi e tengo fermo un sorriso a stento su queste labbra. Ti piace così tanto. È un particolare. Tu sei particolare. Mentre ti guardo negli occhi e sorrido ancora. Il sole
mi accarezza forte ed io vorrei fare altrettanto con te. Bellissima. Mi evoca anche questa una canzone, seppur fuori stagione forse, però è una canzone che propongo sempre, quindi chi ci ascolta probabilmente la risentirà, però insomma mettere, è un po' come mettere un disco, no? Se una canzone piace la risenti, quindi, certo. E quindi anche stasera la ripresento. È una canzone che è nata per tanti motivi, questa è la cosa più interessante forse di questo pezzo. Allora, a livello strumentale musicale è un canone che non ho mai usato perché insomma annusa un pochino il jazz, anche se non è assolutamente un pezzo jazz, però alcuni momenti, tipo questi suoni un po' così, ricordano. E poi è stata scaturita da un film prevalentemente, che è Autumn in New York, con aiutami, non mi ricordo più. Winona Ryder. No. Winona Ryder e pensate che è il mio autore preferito. Vabbè, insomma, non mi viene in mente, scrivetelo nei commenti e insomma insultatemi pure, perché non è possibile che un film che amo non mi ricordi l'attore. Robert De Niro. No. No. Porca miseria. Redford. Quello con gli occhi piccolini e brizzolato. Quello Richard che piace a me, Richard Gere, Madonna, esatto. Mia, perché io sono innamorata di Robert De Niro e Richard Gere, esatto. E una sera esco con uno, una sera esco con l'altro, quindi mi confondo. Poi quando è rovinata viene qui, giustamente, prima con De Niro, poi con Richard Gere, poi da coccia, quindi. E quindi stavo dicendo, per ricapitolare, quindi un po' sto filone jazz che c'entra o non c'entra, però me la può anche ricordare. Poi c'è questo film che è tutto improntato sulla stagione d'autunno, e poi un'immagine che vidi tanto tempo fa di due persone che discutevano animatamente in Piazzale Cadorna a Milano, insomma, quindi discutevano e sembrava che si mandassero al diavolo. E io pensavo dall'altra parte della vetrata, dicevo, ma chissà cosa si stanno dicendo, chissà se forse, scusate, in questo momento si sta rovinando una storia d'amore. E a volte tutte queste cose sommate non si riesce a dare loro una spiegazione o delle risposte. A volte si alza gli occhi al cielo e si cercano delle risposte lassù, piccole risposte al cielo. Scrissi poesie, frasi d'amore e grandi bugie, le misi insieme e poi te le mandai in inverno per scaldarti appena un po'. Le chiudesti in un cassetto per la troppa gelosia, io ti aprì il mio cuore, casa mia. Scrissi per te dolci poesie e poi ti mandai pagine bianche, disegnasti a china un sogno, colorai e sognai con te, fu come baciarti in Francia dentro a un quadro di Chagall, tu mi apristi il cuore, casa tua. A un passo verso il sogno, quel sogno giusto a un passo tra di noi. Scendeva muta e lenta, la neve rallentò quel passo a due. Noi ballammo un vecchio Fred Astaire. Io dentro una stanza vuota e tu fuori con tutta la città. Fu furtivo e breve il nostro amore, come i colori di novembre. Poi venne Natale e ci scambiamo frasi infiocchettate, e poi partimmo senza meta e sbagliammo anche la strada. Noi, piccole risposte al cielo, noi, piccole risposte al cielo, noi, piccole risposte. Lessi poesie,
frasi d'amore, grandi alchimie, fu il temporale che mi ricordò l'abbraccio, il riparo e poi l'addio, calde notti e freddi inverni, l'imprudenza e la follia, io sarò l'inganno, la magia. Udimmo solo il vento, il giorno in cui stringemmo il patto a due, un tempo squadernato, quel passo scordinato e quell'idea di ballare un vecchio Fred Astaire. Io dentro una stanza vuota e tu fuori con tutta la città. Fu furtivo e breve il nostro amore come i colori di novembre. Ma poi venne Natale e sussurrammo frasi infiocchettate, poi partimmo senza meta e sbagliammo anche la strada. Noi, piccole risposte al cielo, noi, piccole risposte al cielo, noi, piccole risposte. Bello, piccole risposte al cielo. Sì. Mi è venuto in mente quella volta che le ho mandato uno screenshot di un tramonto, sì, sul viale Famagosta con scritto, sì, piccole risposte al cielo. È vero. Adesso me lo ricordo anch'io. Io, sì, attraversavo, poi ho visto questo tramonto di fuoco tra le macchine nere, il cielo arancione, le case a contrasto, e ti ho mandato la foto. È troppo scritto, dolce, piccole da risposte al cielo, mentre attraversavo viale Famagosta. Cioè, tu allora, pensa, per chi non è di Milano, ragazzi, viale Famagosta fa schifo, sì, quindi, sì, pensate che considerazione, sì, la tantina, sì, di infatti, no, non viale. Poi esce con Richard Gere, esce, sì, con De Niro, insomma. Ah, e poi il lunedì, sì, che è una serata triste di solito, sì, io per rallegrarmi esco con John Travolta. Ah, caspita, sì. Ma prima, ragazzi, sapete che Claudio Baglioni è il mio idolo. Ah, lei è stata fidanzata 40 anni con Baglioni, sì, ma lui non, sì, lo sapeva. No, lui non lo sapeva. Quindi questo piccolo grande amore l'ha scritta No, non lo sapeva. Ecco, sì, facciamo con la tua maglietta Pina. Oppure ha scritto questo. Sì, è troppa roba. Oppure no, bellissima. Ma tu non mi hai ancora fatto una bella canzone di Baglioni? Suoni solo le tue? Dun 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 dun. Adesso mi arriva una denuncia della Sony, però niente. Va, no, siamo canto, amici. Canto le mie, ragazzi, perché Baglioni è uno solo. Ma io poi sono, essendo cantautore, sono del partito che ognuno deve cantare le proprie. So che sbaglio, perché è già anche giusto fare le cover, però un cantautore deve tirar fuori la propria anima delle proprie canzoni attraverso la sua voce. E quindi a me le canzoni degli altri, cioè le canzoni, sì, appunto, degli altri, cantate da altri artisti ancora, possono essere perfettamente, come dire, intonate, perfettamente suonate, ma non mi vanno giù, non c'è niente da fare. Quindi per questo non mi hai mai cantato niente. Magari ce la canteremo io e te, ma sì, non davanti alle telecamere. Ma no, soltanto tra di noi. Esatto. Sì. Dopo, quando saremo ubriachi. Esatto. Sì. Poi infatti adesso lascerò il pianoforte aperto così. Va bene, allora ringraziamo i nostri amici ascoltatori e spettatori. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividetelo, sì, e spolliciate, insomma fate quello che volete, purché mi facciate e ci facciate pubblicità. Yes. Ricordatevi che noi da pochissimo tempo abbiamo pensato di fare questi concerti a domicilio, quindi come ha fatto il nostro amico Christian di Ravenna, ecco, fatelo anche voi, spargete la voce, noi siamo disponibili
anche a lavare i pavimenti dopo e prima, dopo, a quello sì, no, sparecchiamo, esatto, quindi possiamo insomma portare lo spettacolo a casa degli altri. Tra l'altro è un'idea che è già venuta in mente a una mia amica, non so se è venuta lei o lei partecipa a questi eventi, Domitilla Colombo, ah, sì, che è un'attrice sì, straordinaria, con sì, la quale sì, ho fatto anche un video di un mio brano che si chiama Canto di Seta. Comunque Domitilla insieme al suo marito insomma e altre persone che viaggiano e lavorano con lei e ha portato l'arte a casa delle persone, quindi come vedete non ho preso un abbaglio, ma queste cose già succedono, cioè, no, si fanno, succedono in Francia da mille secoli, però noi siamo ancora un po' freschi di questa cosa. Forse nel post Covid qualcuno ha cominciato insomma a parlarne, però ancora non è decollata come situazione, quindi facciamola decollare noi e speriamo in bene, dai. Va bene. Allora, non facciamo passare altri 7 mesi, ma mi torni presto ancora e torni sì, presto davanti ai suoi amici. Magari senz'altro, la prossima volta facciamo un podcast. Che dici? Direi proprio di sì, perché quello della prima volta mi è piaciuto assai. Sì, facciamo un podcast, però questa volta la Tantillo leggerà qualche sua poesia. Mentre bello, l'altra bello, volta è stata una chiacchierata tra sì, amici sì, e basta. Va bene, bene, spero vi sto, sia piaciuto il video. Se è così, like, condividete, iscrivetevi e tutto quello che volete. Ciao. Ciao. Alla prossima. Ciao.